Bene, mi metto sul branch di UAT. Ora, se voi avrete già creato il progetto in Visual Studio Code e avete già fatto la push, vi troverete una cosa del genere. Gli unici file estranei che vi trovate rispetto, che non vi troverete rispetto a me sono questi due e questa cartella assets. Tutto il resto dovrebbe essere più o meno uguale. Ora, creiamo un file che è il file che si prenderà cura della nostra pipeline. Quindi, new file, direttamente nella root. E lo chiamiamo .github-ci.yaml.yml. Se lo scrivete giusto, il simbolino non sarà un punto interrogativo, è un punto esclamativo, ma sarà la volpe di GitLab. A questo punto, trovate il codice in descrizione, me lo copio e me lo metto qua. Ora, studiamo un attimo che cosa fa, molto brevemente. Immagine sceglie questa immagine qua. Questo perché noi useremo come comando di autenticazione e anche di chiaramente tutti i comandi per giocare sulle org, useremo la CLI. Nel caso del container, la CLI va installata. Ogni volta che quindi si utilizza un container va installata. Questo aumenta i tempi di rilascio e, come magari chi già sviluppa sa, i tempi di rilascio sono già molto lunghi di per sé. Quindi questa immagine permette di risolvere il problema dell'installazione della CLI. Perché? Perché ce l'ha già installata. Quindi se voi dichiarate questa immagine all'inizio, vi risparmiate un po' di tempo l'installazione. Io qua ho dichiarato tre fasi, quindi sono tre job a catena: autenticazione, validate e deploy. L'autenticazione è qui, la validate è banalmente un messaggio all'utente, sto validando, mentre il deploy è un messaggio all'utente, sto rilasciando, fi sto distribuendo. Fine. Quindi questi è come non averli. La parte importante è qui. Cosa succede qui? Allora, la prima linea fa la decodifica, il decrypting della chiave. Quindi lui si aspetta in ingresso un file che si chiama server.key.env e chi sarà mai questo server.key.env? Proprio quello che avete generato poco fa. Quindi questo andrà inserito nella vostra prossima commit, nella vostra prossima push su questo branch, perché è quello che serve per poter validare il certificato. Come out, quindi lui se lo aspetta dove? Se lo aspetta nella cartella assets. È importante che sia qui? No, l'importante è che voi dove lo mettete lo scrivete anche qua. In realtà la cosa importante è appunto che coincidano. Perché assets? Per abitudine. In genere la chiave è dentro la cartella assets, quindi faremo così anche in questo caso. Cosa sputa? Sputa la chiave decrittata, sempre nella stessa cartella. Cosa vuole l'ingresso? Vuole tre parametri. K grande è la chiave di decryption, quindi qui ci va dollaro, nome della variabile che avete usato. Io nel mio caso le ho chiuse. Comunque sono le stesse, io ho usato questo nome. IV ci va dollaro decryption IV nel mio caso, ossia il nome della variabile che contiene il vettore di inizializzazione. Trattino K piccolo ci vuole la password. Io qui l'avevo cambiato e quindi la mia variabile si chiama decryption password con sempre il dollaro davanti. Questa è la prima riga che fa il decrypting e sputa una chiave decryptata dentro la cartella. Questa stessa cartella deve essere la stessa che poi viene letta nella riga di sotto. Perché? La riga di sotto cosa fa? Legge instanzia, diciamo, un comando della SF, quindi non è più SFDX perché è deprecato, siamo adesso nella versione nuova, meglio stare al passo coi tempi, quindi SF, e login JWT, e che cosa prende in ingresso? Client ID con dentro la variabile che contiene la consumer key, in questo caso di UAT, di nuovo usate il nome che avete dato a questa variabile, che è la variabile che contiene la consumer key della connected app. Il key file è quello che verrà restituito dal decrypting, quindi chiaramente questa riga devono coincidere. Lo username sarà lo username dell'utenza di integrazione, quindi quello che è stato conservato nella vostra variabile. Poi la URL dell'istanza che avete nella vostra variabile, e poi se volete ci mettete anche un alias. Quest'ultimo parametro non è obbligatorio, io lo tengo per completezza, ma non lo è. Basta. Quindi questo file che cosa fa? Istanzia un'immagine dedicata e fa tre stage, di cui gli ultimi due non fanno niente, quello importante è l'authenticate. A questo punto avete il file GitLab che risulta nuovo e poi dovete crearvi una cartella assets. Qui io ho due file in più, ma voi non ce li avete, ma ci serviranno, diciamo, possiamo vederli dopo all'appendice di questo video. Per ora fate finta che non ci siano. Devo creare il server.key.env. Ora, non avendo io Visual Studio, con Visual Studio metterei il file sulla cartella dei repository e via. In questo caso, non avendocela, che cosa faccio? Creo un nuovo file, lo chiamo server.key.env
Apro. Quello che c'è qui. Copio tutto. E lo incollo di qua. A questo punto ci troviamo nella situazione che dovreste avere anche voi. Fate attenzione ad essere sul branch giusto. In questo caso il file parte senza avere logiche particolari sul branch su cui si è o sull'operazione che si fa sul repository. Non c'è una push, non c'è una merge request. Parte indipendentemente da quello che si fa. Vediamo che succede. Prima di fare la commit, vi consiglio di attivare il vostro runner nel caso in cui utilizzaste il nuovo privato. Commit. Per quanto riguarda questa procedura, potete vedere il secondo episodio della trilogia, vedete perché ho dovuto inserire questi comandi. Torniamo sul progetto, andate in Build, Pipelines, e ora dovrebbe essere partita una pipeline. Eccola qui, a tre stage, vedete? Questa è l'autenticazione, qui c'è la validate e qui c'è il deploy. Apriamo l'autenticazione. Siete arrivati qua, possiamo dire vivissime, vivissime congratulazioni, perché avete fatto veramente il grosso del lavoro. Vedete, qui il job è finito e se i parametri sono giusti, siamo riusciti ad autenticarci sull'org con quest'utenza qui. Quindi, bravi, bene, bene, bene. Gli altri due jobs, insomma, saranno sicuramente andati a buon fine. Perché in fin dei conti non facevano niente. Non sono ancora partiti. Ah no, questo, li abbiamo intravisti. Perfetto, tutto in ordine. A questo punto si apre un mare di possibilità. Ci sono due scuole di pensiero, in questo caso il video, trovate l'alternativa in appendice in fondo, però seguiremo una delle due. La prima linea è quella di fare rilasci completi ogni volta, quindi anziché andare selettivi, si prende tutto quello che c'è sul branch e lo si trasferisce a forza sull'org di destinazione, anche con del software che è già arrivato molto molto tempo prima, quindi si fa una compile completa. La seconda linea di pensiero è un po' più moderna e va in delta, quindi si prendono le differenze tra l'ultimo rilascio sulla org e le ultime push sul branch e quindi si rilasciano soltanto quelle. Questo chiaramente riduce il tempo di deploy di parecchio perché anziché avere 3.000 componenti magari saranno soltanto 20. Però ci sono svantaggi e vantaggi, ne parleremo in un altro contesto. Questo video è già lungo così. In questo caso, per brevità, utilizziamo il primo metodo, quindi tutto quello che c'è lo prendiamo e lo portiamo. Adesso dobbiamo portare del software, perché attualmente non c'è ancora niente. Quindi andate in ForSubmin Default, in Classes, e io ne ho due. Ne ho fatte due. Facili, facili. Una. Setta la principale, setta una stringa e restituisce a. La seconda, che è quella di test, testa il metodo di stringa, lo richiama e verifica che il risultato sia proprio a. Stiamo per rilasciare completi, quindi queste due classi vanno inserite nel package, vanno inserite a mano. In questo caso, quindi,
o ci mettete l'asterisco, oppure dovete inserirle, ed è quello che consiglio sempre io quando si rilascia, diciamo, completi. Vi conviene alimentare, come si dice, il pacchetto principale, il package, manifest package, con tutte le risorse un pezzo alla volta, in modo tale da avere totale controllo su quello che state portando e quindi su quello che va portato e su cosa no. In questo caso ho soltanto queste due classi. Io qui ho anche altre risorse che però non voglio portare, quindi nel package tengo soltanto le classi. A questo punto, che cosa faccio? Qui le classi già ci sono. E modifico il file di configurazione. Non voglio più che in fase di validate faccia, diciamo, stampi e basta, ma voglio che faccia qualcosa di più. Quindi vado a copiarmi questo. Cosa cambia? C'è un solo stage, che è generalmente chiamato deploy, e qui che cosa fa? La prima parte l'abbiamo già vista, stessa cosa, decrittazione e autenticazione. Poi fa la validate stampando quello che sta facendo, poi fa il deploy e stampa quello che sta facendo. Le linee sono queste, quindi usiamo la CLI, utilizziamo l'SF validate e l'SF start, prendendolo da dove? Prendendolo dal manifest package XML con l'utenza, quella che usiamo sempre. Cosa importante, qui è scritto due volte, non va bene. No, no, è giusto, è giusto, è giusto, scusate, è giusto. Cosa importante è che appunto in questo modo, questa è la dicitura per rilasciare completi, lui va a prendere quello che è nel manifest package XML. Quindi se nel package XML non ci sono le vostre risorse, lui non se le prenderà. Questo è piuttosto importante. Lanciamo la pipeline e vediamo. Ora si è autenticato e adesso sta lanciando la validate. Se andiamo sulla org di destinazione, quindi il WiseFanda che è, se vogliamo, la nostra org di YT, qui possiamo andare su Deployment Status. Qua ci dice che il pacchetto non è fatto bene. Sul sistema è. Allora, l'errore era dovuto ai file meta XML che mancavano. Chiaramente con le classi create in Visual Studio Code questi due file sarebbero stati creati in automatico. In questo caso no, ho dovuto semplicemente inserirli. Ho fatto la commit e ho rilanciato la pipe. A questo punto torniamo su Deployment Status.
E qua, guardate un po', succeeded. Qui siamo atterrati sulla org e in più la variante è pure andata a buon fine. Quindi qua, vedete, ha fatto una sola classe di test, ha lanciato due componenti, sta portando due componenti con una sola classe di test, un solo metodo di test, come utenza proprio la nostra. Quindi se siete arrivati a questo punto, avete vinto. Vediamo come va il deploy, lo potete vedere anche qua, succeeded, e qui vi fa proprio vedere anche nel dettaglio la pipeline come è girata. Quindi adesso, se noi andiamo, qui risulta deploy succeeded. Se noi andiamo a vedere le nostre classi, vedete che oltre a quelle sue, ne sono arrivate due nuove. Quindi rilascio effettivamente è andato a buon fine. Quindi siamo arrivati alla fine della nostra storia. Io sono Kid Rock Fay, grazie per essere arrivati fin qui. Se avete delle domande, correzioni ben volentieri, compendio, scrivete nei commenti, cercherò di rispondervi il più dettagliatamente possibile. E se volete curiosare, vi trovate dopo l'appendice per approfondire un po' questo discorso. E arrivederci alla prossima avventura. Se siete ancora qui è perché volete curiosare ancora un po' in questo mondo, una breve appendice su quello che a questo punto si può fare. Abbiamo effettuato il rilascio, quindi abbiamo raggiunto lo scopo, no? L'obiettivo di questo video. Cos'altro si può fare? Vi faccio vedere un esempio simpatico. Mi sposto sull'esempio main. E qui io ho un file GitLab YAML parecchio più complicato. Guardate quanto è grosso. Allora, che cosa succede qui dentro? Io qua dichiaro 5, addirittura 5 branch. Questo è il branch di sviluppo su cui si fanno dei commit diretti. Immaginate questo scenario. Cioè ci sono delle org di sviluppo, ognuna delle quali è gestita da un gruppo di lavoro. Quindi ci sono n org, in un progetto grande chiaramente, n org di sviluppo. Poi c'è un'org di sviluppo unica su cui confluiscono tutti gli sviluppi di tutti i gruppi di lavoro separati. Quindi mai sempre un'org di sviluppo, sono tutte sandbox. Poi ci sarà un'org di QT. Poi ci sarà una org di pre-produzione in cui si simulerà la validity in produzione quando si dovrà rilasciare in produzione e poi c'è la org di produzione. Qui ci sono le due istanze, test e prod. Poi che cos'è che bisogna in generale fare sempre? L'autenticazione. E in questo caso, volendovi dare un po' un esempio di quello che era, no, prima di avere l'immagine SelfSDX dedicata, qui c'è l'esempio con Node. Qui ci sono delle funzioncine che quindi possono essere richiamate come si vuole nel file. Questa fa, cosa fa? Installa la CLI. Quindi di fatto queste sono le istruzioni per installare la CLI. Poi c'è una funzione che cosa fa? Fa l'autenticazione. In questo caso sto ancora usando l'SFDX perché questa è una versione un po' vecchia, insomma, del file, però diciamo che poco cambia. Quindi qui questa funzioncina fa quello che abbiamo visto anche poco fa, cioè richiama il JWT mettendo dentro la chiave, non fa il decrypting in questo caso, perché era un file, diciamo, buttato giù molto semplice, però qui andrebbe fatto anche il decrypting come abbiamo visto poco fa. Poi cosa fa? Fa la validate. La validate in che modo? La validate completa, perché come vi accennavo, si può andare o tutti completi, diciamo, prendendo tutto quello che c'è sul branch, oppure andando in delta. Ora vediamo brevemente entrambe le differenze. Quindi qui fa la validate, qui fa il deploy. Questa era un'ipotesi, diciamo, non la guardiamo. E prima di fare tutto, qui il before script, installiamo queste cose. Guardiamo un pochino adesso cosa succede nei vari stage. Ora guardiamo gli stage che abbiamo. Gli stage sono tre. C'è il rilascio sulla org, il merge della merge request e poi create next merge request. Che cosa vuol dire? Andiamo a vedere. Abbiamo un job che è deploy sulla seconda org. Ha delle variabili e siamo nello stage deployment to org. C'è una regola. Cosa sono le regole? Ti permettono di lanciare il job se sono verificate alcune condizioni. In questo caso, che condizioni devono essere rispettate per far scattare questo job? Che la source sia una merge request, quindi se noi facessimo una push
su un qualsiasi branch, questo job non scatterebbe, questo job scatta se l'evento è di tipo merge request. E poi, se la merge request su cui stiamo facendo il merge, chi è? Target branch name, ossia Svil. Quindi questo job fa quello che leggeremo qui dentro solo se stiamo facendo una merge request e neanche su un qualsiasi branch, ma su uno preciso, chi? Svil, il target. Bene, quindi noi apriamo una merge request verso Svil. Cosa succede? Queste quattro cose. Si installa la key, si fa l'autenticazione, si fa la distribuzione, la validazione, si fa il rilascio. Dove vengono lette queste istruzioni? Quassù. Con quali variabili? Quelle che evidentemente vengono definite nel job. In questo caso, però, come vedete, la parte di ciccia è tutta commentata. C'è soltanto un log che dice quello che sta facendo. Poco male. Vedete che qui io faccio riferimento al target branch name che viene definito qui. Quindi, questo deploy second org non fa praticamente niente, a parte l'autenticazione. Anzi, neanche, perché anche l'autenticazione è commentata, quindi non fa assolutamente niente. Questo dovrebbe filare liscio. Poi che cosa fa? Nuovo job, merge second org, c'ha le sue variabili, c'ha come stage merge request, come condizioni, che cosa fa? Sono le stesse del job precedente, quindi è lo stage successivo con le stesse condizioni, merge request verso target branch name. Chi è target branch name? È Svil. Cosa fa lo script, l'unico script? Lancia un file di shell che è contenuto dentro assets. Potete metterlo chiaramente dove volete. Cosa fa merge request? Fa poche cose. Utilizza le API di GitLab per poter fare delle operazioni automatiche su una merge request. Quando si fa una merge request scatta la pipeline. In genere, quando la pipeline, diciamo, se non ci sono conflitti e indipendentemente dal risultato della pipeline, i due branch possono essere mergiati senza problemi, c'è il bottoncino. Poi, se si vuole fare il merge su una pipeline fallita, non è per niente saggio, però si può fare. Se invece si vuole fare una merge su dei file in conflitto, lì chiaramente non si può fare e assolutamente qualsiasi gestore di repository vi dice risolvete i conflitti prima e poi ne riparliamo. Questo scriptino che cosa fa? Usa appunto delle API su GitLab per recuperare la merge request che è stata aperta sul branch in questione, recupera l'ID e poi, sempre tramite API, fa il merge in maniera automatica, utilizzando varie variabili. Adesso non entro nello specifico, se volete appunto ne possiamo parlare in separata sede. Però lo script fa questo. Quindi, al termine di questo job, si è fatto. Il primo job fa il rilascio sulla org, legata la seconda, quella che nel nostro esempio è quella di sviluppo generale. Questo secondo job chiude la merge request e fa il merge proprio della merge request aperta sul branch di destinazione, sul branch di Svil. Terzo job, cosa fa? Apre una nuova merge request dalla org di sviluppo condivisa verso quella di UAT. Quindi apre la merge request successiva. In che modo? Allo stesso modo. Intanto scatta se la source della pipeline, quindi l'evento, è sempre di tipo merge request. E se il branch name coincide con questo, quindi in questo caso con Svil, quindi diciamo scatta, è la terza fase, no? Se vedete lo stage è create next merge request, che è la terza fase che abbiamo visto qua sopra. E poi scatta in questo caso anche se c'è un'altra variabile che è definita in GitLab ed è un booleano, cioè nel senso, anzi non è un booleano perché non esistono, però è una stringa che è a true. Quindi si può anche chiaramente spegnere il creare una merge request successiva, se si vuole. Cosa fa? Lancia uno scriptino. Questo scriptino è questo ed è molto comunque piuttosto compatto. Che cosa fa? Sempre tramite API. Crea il body della request utilizzando la sintassi che serve per aprire una nuova merge request. Qui la crea, qui si recupera l'ID e la URL e poi fa una
stampa il log dicendo guarda che ti ho creato questa merge request con questo link e questo link. Quindi al termine di questo script è stata creata una merge request verso la terza org. La terza org è UAT. Poi cosa succede? Si ricomincia da capo. Perché? Questo job quando è che scatta? Quando la source merge request, quindi potrebbe scattare in contemporanea con il primo, ma quando il target è target branch name. Ma chi è target branch name? È UAT. Quindi questo deploy third org non scatterà mai insieme a deploy second org, perché il target branch name in questo caso è swill e in questo caso è UAT. E quindi si ricomincia. È chiuso, in questo caso è UAT. Quindi qua si ricomincia. Si rifà l'autenticazione, si rifà la validate e si rifà il deploy. In questo caso, vedete che qui c'è lo stesso esempio. Qui sto usando SFDX perché è appunto una versione vecchia, qui invece sto usando SF, che abbiamo visto poco fa, nell'esempio reale che abbiamo costruito da zero. Autenticazione, validate, deploy. Qui è tutto reale. Chiaramente, se avessimo 5 org a disposizione, queste stesse righe sarebbero le stesse anche. Sarebbero diciamo sostituibili nella funzione di validate, di authenticate, validate e deploy, e quindi basterebbe richiamare quelle funzioni. E poi tutto uguale. Si va avanti paro paro esattamente allo stesso modo. Tutto va a buon fine? Perfetto, si fa il merge della merge request aperta, richiamando lo stesso script con chiaramente delle variabili diverse. Si fa la nuova branch request verso pre-prod con delle condizioni che sono sempre dettate dal branch di destinazione. Si lancia la validate in pre-prod e anche qui, sempre se con una condizione più, in questo caso, se si vuole fare un rilascio in produzione, e altrimenti si fa. Qui fa soltanto la validate, qui invece fa anche il deploy. Quindi diciamo, in questo caso vedete, lo script fa installer cli, fa l'autenticazione e fa soltanto la validazione. In questo caso li fa tutti e quattro. Quindi se si vuole fare, in questo esempio, un rilascio soltanto diciamo fino a UAT, si tiene questa variabile di ambiente di GitLab, che ho chiamato isProDeployment, la si tiene a false, quindi questo job non viene fatto, viene fatto soltanto questo. Quindi c'è soltanto la validate in pre-prod. Se invece stiamo effettivamente andando verso produzione perché è un rilascio completo, allora si mette a true e si può arrivare fino a prod. Qui si fa il merge su pre-prod della merge request aperta, tutto in maniera automatica, sempre tramite questo scriptino qui. E qui chiaramente la variabile sarà sempre a true perché da qui in poi è tutto a true. Fino ad arrivare alla nuova merge request verso prod, qui si fa la validate in prod, qui addirittura ho separato i due job per essere sicuri, e poi alla fine di tutto, quando la validate va a buon fine, è sempre una buona cosa, indipendentemente dalle strategie di rilascio, fare l'ultimo merge, farlo a mano per essere sicuri di essere proprio di tutto quello che ci sta per finire, per fare una ricontrollata sui branch comparati, e una volta terminata manualmente l'ultima merge, allora a quel punto parte un nuovo job che è deploy prod, che ha delle regole un po' diverse da quelle che abbiamo visto finora, perché finora abbiamo sempre visto che la pipeline source è merge request. In questo caso deve essere una push, e il branch su cui stiamo facendo la push, chi è? Target branch name, ossia main, ossia il branch di prod, e isProDeployment uguale uguale true. Allora si fa install cli authenticate deploy, dove sull'ambiente finale produzione. Questo è un esempio, non facciamo tutta la trafila perché il video è già veramente lungo, questa è un'appendice, però questo è un esempio di un file definitivo per passare in 5 ambienti con delle logiche. Grazie, spero che vi siate divertiti e alla prossima avventura.